Darei subito la parola alla dottoressa Giovanna Tranfo del D-Maila di INAIL, stavolta uso l'abbreviazione così sono certo di non sbagliare, che ci parlerà della mission INAIL dall'indennizzo alla promozione del benessere attraverso la ricerca scientifica. Prego. Grazie. Io vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questa giornata e l'Università di Modena e Reggio Emilia per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo evento così bello e soprattutto di portare anche il saluto dei vertici INAIL, il presidente professor Fabrizio D'Ascenzo, il direttore generale dottor Marcello Fiori e l'INAIL che ha voluto anche patrocinare, dare il patrocinio a questa iniziativa e quindi sono orgogliosa di essere qui anche a nome dell'INAIL. Vorrei la prima slide, se è possibile. Se mi potete mandare la prima slide. No, è che forse non essendo finito ancora il tempo, non parte con la successiva, manca qualche secondo. Va bene, io mi presento comunque, il mio nome è Giovanna Tranfo, io sono la direttrice del Dipartimento di Meila, come diceva prima, questa è l'abbreviazione, e gli acronimi hanno un significato, spesso li pronunciamo senza soffermarci a pensare qual è il significato degli acronimi. Di Meila significa Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale. È uno dei due dipartimenti di ricerca dell'INAIL e il significato del nome ci dice quali e quante professionalità noi abbiamo all'interno di questo dipartimento. Prima di tutto i medici, chiaramente medici del lavoro, visto che di questo che stiamo parlando, ma non basta, perché la ricerca sulla medicina del lavoro e sull'igiene del lavoro ha bisogno di tante diverse professionalità. Abbiamo gli epidemiologi, gli statistici, che sono quelli che ci dicono dove abbiamo sbagliato in passato e cosa dobbiamo fare in futuro, perché lì dall'epidemiologia noi capiamo quali sono le nostre priorità di ricerca. E poi abbiamo gli igienisti del lavoro. E chi sono gli igienisti del lavoro? Ve l'ha fatto vedere il professor Gobba prima, sono chimici, sono biologi, sono fisici, sono psicologi, sono sociologi, sono tutte quelle persone che si occupano dei tanti e diversi rischi che si possono avere in un ambiente di lavoro e che ci fa vedere per esempio lo stesso decreto 81, perché nel decreto 81 sono elencati tutti i rischi che si possono trovare in un ambiente di lavoro. Vediamo se adesso riusciamo ad avere la prima slide. No, non fa niente. Temo che ci sia proprio un problema tecnico, manca la presentazione, stiamo cercando di recuperarla. Ah. Va bene. Come preferisci? Preferisci andare avanti così? No, vado avanti, non c'è problema. Erano solo tre slide e me le ricordo abbastanza bene. Auspico che arrivi magari prima della fine. Se arrivano le facciamo vedere. Vi dicevo quindi di Meila, Dipartimento di Medicina, Igiene del Lavoro e Ambientale. Perché ambientale? Non vogliamo togliere lavoro a chi si occupa di igiene ambientale, ma gli ambienti di lavoro e gli ambienti di vita oggi sfumano l'uno nell'altro. Gli ambienti di lavoro spesso sono assimilabili agli ambienti di vita perché un ufficio, tutte le attività del terziario sono simili ad ambienti di vita, ma sappiamo bene durante il Covid è successo con lo smart working, gli ambienti di vita sono diventati ambienti di lavoro e quindi noi dobbiamo tutelare il lavoratore tutte le volte che lavora in qualsiasi ambiente, sia questo un ambiente di vita, sia questo un ambiente di lavoro. La ricerca INAIL è entrata a far parte dell'INAIL nel 2010. Fino al 2010 la ricerca veniva svolta da un istituto che si chiamava ISPELS, Istituto Superiore per la Sicurezza del Lavoro, che è stato assorbito nell'INAIL. Perché? Perché l'INAIL, appunto, come vi diceva il titolo che avreste visto della mia relazione se fosse stato proiettato, l'evoluzione dell'INAIL dall'indennizzo alla ricerca, è proprio l'INAIL ha voluto cambiare, evolvere le sue funzioni. E come le ha volute evolvere? L'assicurazione è quella, l'INAIL nasce nel 1933 proprio come un'assicurazione per l'indennizzo degli infortuni sul lavoro. Oggi parliamo di infortuni e malattie professionali, ma ovviamente gli infortuni sono sempre gli eventi che hanno più rilevanza perché hanno una rilevanza mediatica, perché gli infortuni si vedono, le malattie professionali sono più difficili da evidenziare, bisogna studiare, insomma. E quindi
il nostro direttore, che ha lavorato anche in protezione civile, ci diceva le emergenze si vedono, la prevenzione non si vede. Nello stesso modo noi possiamo dire appunto che gli infortuni si vedono, le malattie professionali un po' meno. Dall'assicurazione l'INAIL si è voluto evolvere. Io avrei avuto una slide in cui avrei fatto vedere le varie funzioni in cui l'INAIL si è evoluto. Ve le elenco: l'indennizzo, poi abbiamo le prestazioni, poi abbiamo la prevenzione ed infine la ricerca. Andando per ordine in questo ciclo, vi racconterò che cosa fanno queste quattro funzioni dell'INAIL. Avevo preparato per voi anche un organigramma dell'INAIL, che il dottor Lucchini, quando l'ha visto, mi ha detto: per carità, toglilo perché è troppo complicato. Ma io proprio per questo ve lo volevo far vedere, per darvi la sensazione di quanto l'INAIL è veramente un istituto grande, ha più di 10.000 dipendenti, capillare, perché ci sono sedi INAIL in tutta l'Italia. Sicuramente ognuno di voi sa qual è la sede INAIL della sua città o più vicino a casa sua, perché ce ne stanno veramente in tutta Italia. E' molto complesso, perché appunto dalla funzione di assicurazione sono nate poi nel tempo tutte queste altre funzioni. E queste funzioni oggi sempre di più cercano di interagire fra di loro, di interloquire a vicenda, fornendo ognuno informazioni all'altro che possono essere utili per migliorare la finalità della loro attività. Partiamo quindi dall'assicurazione, dall'indennizzo. Oggi voi sapete chi un lavoratore a cui viene riscontrata una malattia professionale o comunque subisce un infortunio fa una denuncia di infortunio o malattia professionale all'INAIL. Questa denuncia viene esaminata e poi viene indennizzata o meno. Su che base viene indennizzata o meno? Sulla base di un concetto che voi medici del lavoro conoscete molto bene, che è il nesso di causalità. E spesso è difficile trovare questo nesso di causalità. E perché è difficile? È difficile perché non è fatto bene il famoso documento di valutazione dei rischi, perché il documento di valutazione dei rischi è la base sulla quale si riesce a capire una persona, un lavoratore, che tipo di mansione aveva, a quali rischi era esposta quella mansione e quindi se è plausibile o meno che abbia sviluppato una determinata malattia o che sia avvenuto per motivi professionali un determinato infortunio. Vi faccio un esempio: nella mia attività professionale mi capita anche di frequentare ambienti di lavoro. Noi non abbiamo un'attività ispettiva, ma frequentiamo gli ambienti di lavoro proprio per scopi di ricerca, a meno di alcune peculiarità, insomma, come ad esempio noi facciamo anche le visite ispettive negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la conferma del carattere scientifico insieme al Ministero della Salute. Capita a volte di sentirsi dire: ma dottoressa, ma secondo lei dobbiamo fare il registro degli esposti a cancerogeni in attività dove c'è un rischio di esposizione potenziale ad agenti cancerogeni? La risposta è sempre sì. Dobbiamo, anche se il rischio è potenziale, anche se le misure dicono che l'esposizione è trascurabile, noi facciamo la misura in un giorno, il lavoratore lavora 200 giorni all'anno, quindi sì, il registro degli esposti è proprio uno di quei parametri, di quelle informazioni che aiutano ad avere il famoso nesso di causalità che ci consente poi, che consente all'INAIL di riconoscere una malattia professionale oppure un infortunio. Allora, questo è l'organigramma di cui vi dicevo prima. Non volevo spaventarvi appunto con questo grafico così complicato, però farvi vedere come quelle che vedete in rosso sono i due dipartimenti di ricerca, il DMEILA e l'altro dipartimento che si occupa di più di sicurezza e di impatto ambientale delle attività produttive, e quindi è un dipartimento che è prevalentemente popolato da ingegneri perché ha una vocazione più tecnica, mentre il nostro è, diciamo, più variegato, insomma. E poi quelli che vedete in verde sotto sono tutte le direzioni regionali, quindi potete capire come l'INAIL sia veramente disposto capillarmente su tutto il territorio italiano
e come con le direzioni regionali sempre di più anche la ricerca cerca di avere delle relazioni, perché noi vogliamo proprio capire quali sono le esigenze del territorio, perché in Italia in particolare voi sapete che ogni territorio ha delle caratteristiche produttive, un tessuto produttivo peculiare che avrà quindi dei rischi peculiari associati al territorio, quindi anche questo per noi è una fonte di informazione importante. Ha doppio scambio, una fonte bionivoca, perché a noi ricerca arrivano le informazioni sulle esigenze del tessuto produttivo e noi ricerca forniamo al territorio i risultati delle nostre ricerche per una miglior prevenzione di questi ambienti. Vediamo adesso la funzione invece delle prestazioni. Quali sono le prestazioni che l'INAIL fornisce ai lavoratori? Le prestazioni sono prevalentemente prestazioni di tipo riabilitativo a chi ha avuto un infortunio, e c'è tutta una parte di ricerca protesica, perché voi sapete qui c'è il centro di Budrio, purtroppo allagato in questi giorni qui vicino a Bologna, dove effettivamente l'INAIL sviluppa e fa sperimentare ai protesizzati le protesi. Veniamo al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione si occupa prevalentemente di formazione, che è un punto molto importante della salute e sicurezza del lavoro, e si occupa anche di finanziamento delle imprese. Sicuramente avete sentito parlare dei bandi ISI. I bandi ISI sono dei bandi in cui le imprese ricevono dei finanziamenti a fondo perduto, di entità anche notevoli, per l'adeguamento delle proprie strutture per miglioramenti nella salute e sicurezza del lavoro. Sono bandi che vengono pubblicati ogni anno, il Dipartimento di Prevenzione gestisce questo tipo di attività. E veniamo adesso alla ricerca. La ricerca che, come vi dicevo, è entrata a far parte di INAIL nel 2010, perché appunto l'ex ISP è stato incorporato all'interno dell'INAIL, perché la ricerca è alla base della prevenzione, è quella che ci consente di adeguare la prevenzione, l'indennizzo, la protesica ai cambiamenti del mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e evoluzione. Quindi la tabella delle malattie professionali che andava bene 20 anni fa probabilmente oggi non va più bene, ed è proprio con la ricerca che noi cerchiamo di adeguarla. E come funziona la nostra ricerca? La nostra ricerca funziona tramite le tre funzioni che poi sono anche nella ricerca universitaria. Noi abbiamo un'attività istituzionale, che è un'attività che è di supporto al territorio, alle ASL, al Servizio Sanitario Nazionale, agli organi di governo. Abbiamo delle attività che l'81 ci dà, proprio sono in capo al nostro istituto per legge. E poi abbiamo la ricerca scientifica vera e propria, che è una ricerca che viene programmata con dei piani di attività triennali. Proprio adesso stiamo costruendo il piano di attività 2025-2027, che è un'attività che va per progetti, quindi ognuno dei laboratori, agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, ergonomia, rischi psicosociali, propone delle linee di ricerca, e queste linee di ricerca vengono portate avanti sia in autonomia sia in collaborazione proprio con le università, perché noi emaniamo dei bandi che si chiamano bandi BRIC, anche qui l'acronimo ha un significato preciso, significa bandi di ricerca in collaborazione. Quindi sono bandi in cui non subappaltiamo il progetto di ricerca, ma svolgiamo in collaborazione la ricerca, perché in questo modo possiamo dotarci di professionalità e competenze che non abbiamo all'interno, e essendo un bando competitivo ci dotiamo delle migliori che sono sul territorio italiano. Quindi abbiamo la possibilità di collaborare con le eccellenze del territorio italiano in tema di ricerca sulla salute e sicurezza del lavoro. Un ultimo accenno è che vi invito a frequentare il sito dell'INAIL, perché sul sito dell'INAIL troverete tutte le informazioni di quello di cui vi ho parlato adesso, quindi le statistiche dell'INAIL, le banche dati, open data, quindi potete studiarvi quali sono gli infortuni e le malattie professionali denunciate e indennizzate, le pubblicazioni della ricerca, quindi abbiamo sia una rassegna scientifica pubblicata trimestralmente con tutti gli articoli scientifici pubblicati dai nostri dipartimenti, ma anche le monografie, fact sheet scaricabili gratuitamente che vengono continuamente pubblicati proprio per divulgare i risultati delle nostre ricerche. Grazie.